santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di briganti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba e ho molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande. Bene, buonasera, buonasera alle convenute e ai convenuti, visto che c'è una predominanza femminile, è giusto, oltre che per cavalleria, anche per numero, democraticamente le donne sono più tante e hanno diritto alla precedenza. Quindi noi continuiamo, continuando diciamo, il nostro cammino con la lettura con te, siamo arrivati a primavera inoltrata. E quindi con questo sarà appunto la conclusione di un tracciato che nell'inverno dall'autunno ci ha condotto fino alla primavera, di questi appuntamenti. E vogliamo finire con una passeggiata, o come si è inventato a Siena, il trekking urbano si direbbe, no? Cioè un camminare, sciamando in due persone, non un grosso gruppo, due persone che si sono presi l'incarico di guardare per noi e di portare con sé queste immagini, e stasera ce le trasmetteranno alla nostra attenzione, non solo come visione, ma ce le trasmetteranno anche come interpretazione di quello che sono queste fotografie. Quindi ci prenderanno virtualmente per mano e ci faranno vedere una Siena un po' insolita. Normalmente si dice di non guardare né troppo in basso, perché si perde tutte le bellezze, ci sono in alto, ma nemmeno, anche scherzosamente si dice, nemmeno troppo guardare troppo in alto, perché in basso ci potrebbe essere qualche cosa di cane, di gatto, no? Quindi bisogna avere la flessibilità nella nostra cervicale, no? Una flessibilità che ci possa consentire di girare la città guardando in basso, guardando a mezza altezza, guardando anche tutto ciò che c'è in alto, perché anche se i nostri giovani, ma anche quelli un po' meno giovani, sono incollati ai telefonini, sono incollati agli schermi, ed è, guardate, un fenomeno mondiale. Ora, noi siamo di una certa età, si dice, no, io vorrei sapere come va a finire questo discorso, perché vedere intere gente in pullman, gente in tram, gente da tutte le parti incollate ai telefonini, io non lo so. Si può perdere quanta bellezza, quanto dialogo si può perdere. Io sono un gazzilloro, come si dice a Siena, sono un gazzilloro, non me ne intendo, però io sono un po' preoccupato di sapere come va a finire in un mondo che comunica soltanto spippolando così. E invece noi si vuole ancora comunicare guardando. E queste due figure che ora Andrea ci farà vedere, queste due figure, e naturalmente saluta, vedete, queste due figure che vediamo là sono quelli che ci trasmetteranno la sensazione delle immagini. Non si sa francamente in quella posizione se entrano dentro il manicomio o se sono usciti ora, non lo so, le facce sono un po' equivoche. Ecco, allora nel contempo io voglio salutare il Sandro Scali, che è una persona che ci dà una gioia incredibile averla qui con noi, per la sua affezione, ecco, per la sua affezione, perché lui non è un socio di lungo corso qui, ma è venuto da poco e ci si è affezionato sinceramente in una maniera straordinaria. Stesso discorso un po' più giovane di Alberto Bruttini, e ci si è affezionato anche lui da poco, che veramente, veramente, evidentemente qualche cosa c'è in questo centro che fa affezionare le persone.
E voglio anche ringraziare, diciamo, il nostro gruppo di lettura, di volta in volta, no, fa, si estende, si contrae come numero in base alle serate, i nostri gruppi, persone che ci aiutano nell'interpretazione delle serate varie e ci hanno accompagnato fino ad ora. Vedo qui Grazia in prima fila, è una protagonista, Grazia, Graziano, poi ci sono Anna Maria, altre, Lucia, insomma altre persone che di volta in volta ci hanno accompagnato nella lettura. E si vorrà arrivare un giorno, vero Alberto, arrivare un giorno in cui ci sarà uno che annuncia e tutti che leggono, bellissimo sarà, vero Alberto? Questa è un'idea che è venuta Alberto, dice, quasi quasi si facessero piano piano legge e tutti, anche una frase. Ora ci sono, diciamo, le persone ormai molto professionali come Maria Grazia, Grazia, che questi loro leggono roba grossa, diciamo, no? Ma anche se leggeranno le persone un pezzettino così, sarà un bel successo, un bel successo. Quindi questi due personaggi, uno con le idee e quell'altro la macchina fotografica, ma anche lui con le idee, ci accompagneranno in questa serata. Quindi io ringrazio anche il Presidente che si assume sempre la responsabilità della console, di mandare le foto, di mandare cos'è, le luci, roba del genere. Quindi lo ringraziamo e cominciamo senz'altro questa passeggiata. E come vedete questa passeggiata comincia dal manicomio, meglio di così si muore, no? Si comincia dal manicomio in su. Buon divertimento, grazie. Dove devo stare? Sì, uguale. Una piccola nota a quello che ha detto Pierluigi. Vuol dire che ci ha trovato qualche cosa di buono e di interessante. Il primo giorno che sono venuto, e c'era Sandro, c'era amici che ora uno non c'è più, comunque venni, guardai, parlai, la settimana dopo ritornai a fare due chiacchiere con il Presidente e Pierluigi, tornai a casa e disse alla mia moglie, sto conoscendo delle belle persone, e è vero. Vabbè, andiamo avanti, cominciamo questa passeggiata. Allora, questi sono, si vede male perché non c'era una bella luce quel giorno, questi sono i resti dell'antica porta Val di Montone, costruita nel 1257. È appoggiato questo muro a quelle che si chiamano le pie disposizioni. Ma lo volevo far vedere cosa di interessante, che uno dei pochi esempi a Siena, rispetto alla Toscana, anche al nord Italia, che a Siena non si buttano giù le cose. Ci si costruisce sopra, ma si mantengono. Vai. Non importa, c'è scritto che è stato costruito. Dunque, questa è la chiesa di Santa Maria degli Angeli, conosciuta a Siena come la chiesa del Santuccio. Poi un giorno il Cornicio ce ne parlerà in modo approfondito. Da qui partivano i cavalli del Padre la Lunga, come tuttora funziona a Ronciglione. A Ronciglione ci hanno cavalli scossi e fanno il palio. Si chiamano le corse a vuoto. Si chiamavano le corse a vuoto anche alla fine del 400. Da queste lastre, torno un attimo indietro, qui ora vi ci vorrebbe, qui ci dai una bastone qualcosa. Anche vedo. Ah sì, va bene, ha ragione. Allora, qui ci sono delle lastre, vedete? C'è un quadrato, un rettangolo, e quello è, pensate la curiosità, è il posto dove veniva installato il verrocchio che teneva cavalli, che teneva il canape, che era legato là, perché ora è stata tutta ristrutturata. Questa zona dove c'è la scuola. Però c'era questo canape e c'erano i barbareschi che tenevano i barbari e li lasciavano andare al momento in cui calava il canape. E di lì partiva il palio.
Naturalmente quando è stato rifatto tutto il lastricato da Comune, noi entrata nel montone non si dovrebbe dire, ma si fece sparire quello originale. È sempre laggiù perché sparisce tanta di cosa schiena. Dunque questa chiesa di San Leonardo è stata per molti decenni la chiesa della contrada del Montone. Che cosa ha di interessante? In alto a sinistra c'è uno stemma, che è lo stemma che rappresenta i Cavalieri di Malta. Bravo. Ecco, quello è lo stemma dei Cavalieri di Malta, perché questa chiesa è stata di proprietà dei Cavalieri di Malta per quasi 6 secoli. Poi è stata donata, ha fatto una serie di donazioni alle pie disposizioni, poi alla fine è stata data la contrada del Montone. E la cosa interessante è che questa era la commenda, si chiamava commenda, dei Cavalieri di Malta, perché era il posto dove si riunivano, ma anche si ritrovavano per fare l'assistenza, facevano anche assistenza i Cavalieri di Malta. Tant'è vero che qui questa scalinata non esisteva, è molto recente questa scalinata, prima c'era una piaggia e nelle mappe del Settecento si chiama ancora Piaggia di Commenda. Ora mi si sente così? Non ho furia, sono pensione. Vado? È l'ingresso della contrada del Val di Montone, alla Santissima. Che cos'ha di particolare? Mi sembra che ci sia un giorno il nostro presidente, credo vi ci abbia portato a vederli. Se non vi ci ha portato, vi ci porto io. Questo è l'ultimo capolavoro di uno dei più grandi architetti italiani, Michelucci. Professor Michelucci, che è morto, aveva quasi 100 anni, prima di vederli finiti, e questo è stato il suo più grosso rammarico. Dentro sono una cosa stupenda. La Chiesa della Santissima. Una visita guidata è il minimo che mi posso impegnare a chiedere al nostro Presidente, perché secondo anche, ne vale la pena, perché secondo anche l'Alberto Cornice è la chiesina più interessante che c'è a Siena, dal punto di vista degli affreschi, di quello che c'è dai lati, dietro la Santissima. Pensate che dietro la Santissima, che ci si potrebbe andare di notte con furgoncino a portarle via, ci sono 2 quadri del Cinquecento, uno di Sanno di Pietro e uno del Neroccio. E c'è una chiave e una spallata per ogni cosa. Comunque, io il suggerimento ve l'ho dato, poi fate voi. Di fronte c'è questo immenso blocco che è stato di recente acquisito dall'università, ospitava le suore di clausura, che quando ero piccino io erano parecchine le suore. Poi piano piano hanno dovuto traslocare perché erano rimaste solamente in 6. Che cosa ha di particolare? Che si chiamavano le murate vive, probabilmente qualcuno di voi l'ha sentito dire, e quella lapide c'è scritto qui: ha dormito Garibaldi. Se si conta le lapidi, c'è in Italia, di dove ha dormito Garibaldi, vuol dire, sa, ce n'è una. Chissà dov'è che non ha mai dormito. Cioè si cammina verso la piazza Alessandro Manzoni, piazza dei Servi, e si vede che sta nascendo un alberino. Lì una volta c'era l'alberone, il famoso alberone dei Servi. Se vi ricordate quant'era grande e quant'era bello, perché qui ci venivano a giocare tutte le generazioni, tutti i ragazzi della mia generazione, e del Nicchio, del Montone, dell'Onda, della Torre, del Leocorno. Sì, carino, anche del Nicchio ci venivano. Ecco. E perché questa immagine dell'alberone? Perché è stato abbattuto nel 2003. Io a casa c'ho una piccola ruota che mi fece fare dall'operaio del comune, ma è particolare questo ricordo dell'alberone perché interessa anche una nostra socia che stasera non c'è, Elisa Bianciardi. Elisita, si chiama Elisita perché era sua mamma la spagnola, il nonno di Elisa ha piantato l'alberone, lavorava al comune e i primi del Novecento chiese il permesso al comune di piantare un alberello
perché per riempire un pochino lì questo spiazzo. Il comune disse sì, va bene, ma che non sia più alto di 2 metri. E lui disse ma state tranquillo, bassissimo, era un cedro del Libano appena spuntato, quindi era più basso di 2 metri, però quando rebbe diventò quello spettacolo che era l'alberone dei Servi, e sinceramente io ce l'ho sempre dentro il cuore. Ma l'hanno abbattuto o è morto? Ah no, è morto per colpa del gas. Il gas di sotto passa delle tubature e pare che... Questo è, mi sono permesso di mettercelo perché è il panorama che si gode dalle scale dei Servi, così, tanto per Piazza Alessandro. Ci addentriamo nel convento dei Servi di Maria ed incontriamo fra le tante cose 2 lapidi. Probabilmente me ne è stato parlato qualche mese fa di queste 2 lapidi. Vi sono sepolte qui, perché si chiama Piazza Alessandro Manzoni, vi sono sepolte le figlie, cioè la minore delle figlie di Alessandro Manzoni, Matilde, che si dovrebbe vedere meglio da qui, ecco. Matilde, figlia di Alessandro Manzoni, morta piccinina a 17 anni, no, a 23 anni, non mi ricordo, insomma, morta giovanissima, e l'altra invece è la figlia dell'altra figlia di Alessandro Manzoni, la nipotina, questa è morta veramente giovane, è morta a 12 anni, mi sembra, è morta di scarlattina. Può sembrare strano, no? Sentì di bambino morto di scarlattina. A quel tempo era letale, era una malattia letale. Entriamo nella Basilica dei Servi, definita la più bella di Siena, ed ammiriamo, entrando a destra dopo pochi metri, lo splendido capolavoro di Coppo di Marcovaldo. Coppo di Marcovaldo era un pittore fiorentino. Era venuto a combattere a Siena la battaglia di Montaperti ed era stato preso prigioniero dalle truppe senesi. Contrariamente a quanto ci viene tramandato, a quel tempo non era in uso massacrare i nemici in fuga. Si cercava di prenderli prigionieri per chiederne il riscatto. Infatti, Usiglia, famosa Usiglia, che torna con 12 prigionieri tirati con la horda, legati alla horda. Coppo di Marcovaldo non era famosissimo, non era ricco, e allora per pagarsi il riscatto accettò di dipingere una Madonna che venne poi affrescata sulla Basilica dei Servi. Questa Madonna viene chiamata la Madonna del Bordone, perché dal 1300 in poi, ogni volta c'erano i viaggi a Roma, i Romei venivano con il bordone, che sarebbe il bastone da viaggio, per farlo benedire alla Madonna perché li proteggesse durante il cammino, e il priore dei Serviti glielo benediceva. Scendiamo in via dei Servi e sulla sinistra troviamo Pulcetino. No, questo è Pulcetino. Poi là, mi stavo allontanando, scusa Piero, non lo fo più. Vedete qui il selciato? Non è il normale selciato che si trova a giro, è quello che esisteva già nel 300, quello è l'antico selciato che con i mattoni messi per ritto, invece per ritto, che impediva che scivolassero, che questa è la strada originale che portava da Via del Sole fino a Servi, dalla città, dal mercato, portava dritta ai Servi. Infatti si può vedere che questa, come vedete, va dritta ai Servi questa strada, mentre via dei Servi ci arriva a squincio. Se voi passalite da Via dei Servi vedete la chiesa, guarda Piazza del Campo, non guarda la strada, mentre questa è la strada che portava direttamente ai Servi. Naturalmente la strada era piccina, era stretta, non consentiva di fare il passaggio fra 2 carri, e allora decisero di aprire una strada e lastricarla, quella che poi è diventata Via dei Servi, parallela a Via delle Cantine. Per farvi capire l'importanza di questa strada, quella che vedete, che è a pochi metri da Casa di Fiero,
è sempre in fondo a questa strada, ma è la facciata principale. Questa è la facciata principale, non è il posteriore. E questa addirittura è stata disegnata dal più grande architetto senese, Baldassarre Peruzzi. Quindi questa è una facciata di Baldassarre Peruzzi. Poi ci pensarono, le sore. Questa è via Pulcetino. Ci pensarono le sore a sistemare la strada. La chiusero. Era il 1880, non erano bei rapporti fra la Chiesa e le istituzioni. E allora decisero che la dovevano chiudere e non ci fu niente da fare. L'allora commissario, no, a quel tempo non mi ricordo se ce la diceva la potestà, insomma non ci fu versi. È dovuta restare così e non ci fu modo e sistema di fargliela riaprire. Peccato, perché poteva essere una cosa parecchio, ma parecchio interessante. Poco più avanti entriamo in Via del Sole e questa che vedete, io sto guardando la parte bassa, è l'antica porta Peruzzini. Questa è la strada anticamente chiamata Pulceto, il nome è via di Pulceto perché non c'era proprio una grossa pulizia. È stata chiamata Via del Sole dopo che c'è stato il risanamento della zona Esalicotto. Quando è stato risanato Salihotto, è stata risanata anche la strada, che praticamente non esisteva più, questa strada, perché c'era una selva, una foresta, c'era tanti di quei troiai. E questa era l'antica porta che, come quella si è visto prima, non è stata buttata giù, ma c'è stato costruito insieme qualcosa, non solo, anche per sorreggerla. E basta, una delle prime parti è finita. Una notizia prima di tutti. Questa riflessione nasce dal momento in cui io, dopo 30 anni di esilio per lavoro nelle Marche, sono tornato a casa. Sono tornato a Siena. Ho avuto questa grandissima fortuna, quella di tornare. E infatti questa riflessione dice: dopo 30 anni ho ricercato quella che dentro il cuore avevo cristallizzata. Busseto, la Santissima Annunziata, Piazza del Campo, il Domo, Fontanella, l'Arco di San Giuseppe, Costarella, la Via del Sole, sempre ringuattata. Dal lume di una bifora affacciata, due occhioni neri e una treccia bella che solamente in sogno amor modella, ascolta ancora la mia serenata, ma forse era il riflesso di una stella che palpita su Siena addormentata. Vorrei cercare ancora, ma non c'è più quella che cerco. Il nome? Gioventù. Bravo. Metto una grande umanità nella sua denuncia. Se cresco vengo grande. Bene, ricominciamo, Alberto, con la passeggiata. Vi posso dire fin da ora che quando si è finito questa passeggiata io perlomeno ci avevo le scarpe tutte piene di piedi, ma piene in seppe. Allora siamo
Ecco, questo è un mio ricordo personale, l'oratorio. Ora hanno lastricato, c'è le macchine, c'è tutto quello che c'era, però anche qui si veniva a giocare da piccini e anche qui veniva, grazie all'impegno di Padre Santini, si venivano da tutte le contrade, si andava a giocare a pallone e si faceva le sassaiole, perché era divertente, no? Come diceva lui, oggi c'hanno, noi ci si va a sassi e si giocava con quelli, si faceva le sassaiole, ci si picchiava e da lì, al termine della discesa, possiamo vedere questa strada che si chiama strada di Porta Giustizia, perché quella che si inquadra, che viene inquadrata, è l'anteprima di Porta Giustizia. La vera Porta Giustizia poi è successiva. Che ha detto? Ah. Questa era la strada che i condannati a morte dovevano percorrere per arrivare, arrivavano a piedi fino alla chiesa del Pecorile, al poggio del Pecorile, che è rimasto ancora il nome del Pecorile, che è giù dopo la Coroncina un bel pezzo, dove venivano impiccati. A quel tempo preferivano l'impiccagione. Per anni in questa zona è rimasto il toponimo di Poggio alle Forche, perché c'era le Forche, sì. Questa foto che vedete ora, abbiamo una parziale visione, non si capisce bene di fuori, ma se guardate lo vedete, ci sono, qui siamo alle fonti sotto Piazza del Mercato. Alle fonti di Piazza del Mercato, fonte a Via del Sole, quando comincia a salire ci sono le fonti. Forse me ne siete resi conto, ma sto parlando sempre dei miei ricordi, della mia gioventù. E questa è stata attiva fino a non molti anni fa. Io qui ci accompagnavo la mia mamma la domenica, che avendoci un marito e due figlioli meccanici, ci avevano le tute da lavare, le lavava laggiù. Io da una parte e da un'altra si portava le tute, perché la roba, i vestiti normali, lavava in casa. E qui era uno spettacolo per un ragazzino piccino, perché queste donne cantavano le canzoni, e io ho imparato delle canzoni che cantava la Mulinacci, mamma di Giorgio e Gabriella Mulinacci, che veniva da Gaiole, e cantava le sue canzoncine del Chianti, che conosceva. Io ero lì, restavo estasiato a sentire queste donne, ma te ti ricordi quella canzone che faceva? E le domeniche e le mattine le passavo spesso a aiutare le mamma, perché era un divertimento. Da qui si sale e si entra in Piazza del Mercato. E nella foto successiva si vede un bel panorama che dalla Piazza del Mercato, però non la dovevo aver levata, perché invece mi c'è rimasta questa foto. Vai pure avanti. No, la cosa interessante è che si vede in fondo, si vede il pavone, ma del pavone se ne riparlerà a ottobre, del pavone. Che cosa ha di particolare? Qui siamo sempre in Piazza del Mercato, vedete le scalette? A destra c'è un ristorante che lì ci abitava il boia. Quella si chiamava la casa del boia, perché ci viveva il boia, dove viveva a spese del comune, cioè il comune gli dava l'alloggio, il vitto e una prebenda per ogni volta ammazzava qualcheduno. Pochi metri, continuando in su, e siamo in Piazza del Campo, ove rifugge la cosa più bella di Piazza del Campo, secondo me, è la cappella. La cappella è di uno splendore, non la torre, la cappella. È stata edificata nel 1352 dai senesi per ringraziare la Madonna per aver posto fine alla peste nera che aveva massacrato la città di Siena 4 anni prima. Bene, altro intervallino osservando con la Maria Grazia che ci leggerà l'entrone. Iniziamo l'argomento perché siamo in Piazza del Campo, quindi l'entrone. Passa un po'.
ma esagerato, so piccina, mamma mia, fino a questo punto. Allora, oh. Dentro l'autore è Sandro. Sì, è sì, Sandro. Ha mai provato a entrare dentro l'entrone con gli occhi bassi quando non c'è nessuno? Da retta a me. Va per la direzione delle colonne e guarda ad uno gli stemmi che sono in giro nel voltone. Poi la statua del mangia, in cui qualcuno ha scritto il nome per dimostrazione. Volta le spalle a piazza e segue ognuno dei tuoi passi. T'appoggia la colonna proprio in fondo al quadrato e poi ti volti. Ora alza gli occhi e se c'hai il cuore buono, vedi la torre in cielo come un dono che Cristo ha fatto al mondo degli stolti, che li protegge un manto di Madonna. Continuiamo, continuiamo. Passa già. Comincia a essere già un po' stanco, eh? Oh, siamo di fronte al Palazzo Comunale. Nel centro di questa fotografia, sotto lo stemma grosso, c'è una lapide di cui una volta ne abbiamo anche già parlato. E nella foto successiva si dovrebbe vedere più da vicino. Naturalmente la parte inferiore non è che si vede male perché non è mai la foto. La parte inferiore è scolorita dal tempo e da tutti i malanni e le incurie. Di questo di incurie. Cosa c'è scritto in questa lapide? Risale al 1749 ed è stata posta dall'allora Duce Massimo dell'Etruria Caio Francesco di Lorena, in quanto fino ad allora in Toscana si iniziava l'anno il 25 di marzo, se ne era già ridetto anche questo, ab Incarnazione Domini. Escluso Pisa e Lucca, ove iniziava ugualmente il 25 di marzo, però partimo dall'anno prima, dall'anno indietro. Quindi, quasi tutti gli stati europei, compreso lo stato pontificio, iniziavano l'anno il primo di gennaio. Immaginatevi voi che po' di confusione, stavo per dire che po' di casino, però, che poteva nascere. In quanto il 25 di febbraio, una data a caso, a Siena era il 1649, a Roma era il 1650, a Pisa era il 1648. E allora per levare il vin da fiasco, come si dice a Siena, decise il Granduca di uniformare l'inizio dell'anno toscano a quello degli altri stati. E, non esistendo allora il fax, internet e cose varie, fece affiggere il suo editto nelle facciate delle case comunali di tutte le principali città toscane. Si sale il casato e si incontra il vicolo di Tone. Si entra nel vicolo di Tone e dopo pochi metri ci voltiamo a guardare verso i tetti del palazzo Chigi Saracini. Vedete quello? Vi sembra un merlo come Piazza del Campo? No? Parecchio strano, no? Ecco, questo è l'ultimo esempio, questo è l'ultimo merlo ghibellino visibile da una strada. Secondo Graziano ce ne sono almeno un altro paio, vero Graziano? Da qualche parte. Però questo è l'unico posto a cui è visibile, questo merlo ghibellino, perché i ghibellini a Siena sono rimasti mia tanto. Perché dopo la batosta che si è presa a Colle, senesi dissero, ma perché non si diventa guelfi? Quasi quasi, mi fecero sparire tutti i merli e c'è rimasto. Questo è uno degli ultimi esempi che poggia sul palazzo, quello si chiamava Palazzo Marescotti, sarebbe il Palazzo Chigi Saracini. E decisero che gli conveniva a banchieri e mercanti appoggiare i guelfi perché il Papa altrimenti, il Papa altrimenti gli avrebbe dato la scomunica.
che significava, siccome le avevano già avuto una scomunica senesi, che significava perdere tutti i crediti che avevano realmente all'estero, dissero, ma no, io sono sempre stato guelfo, dissero, o io, ecco, e via. E il credo guelfo è un intervallo. Graziano che ci leggerà un vicolo di Ezio Felici. Di Ezio Felici. Graziano, un applauso. Niente applausi a me, ma tutto il merito del paese va al formaggio bel paese. Secondo Carosello, eh. A proposito dei Merli, ci raccontava ora, io mi ricordo che la prima volta che, allora io avevo Gazzinoretto di campagna e facevo l'avviamento, non le medie, l'avviamento, ci portano, dice, si va a vedere oggi dei Merli particolari ed erano questi Merli, no? Allora il professore fa, si va a vedere i Merli, ma per me che stavo al Bozzone i Merli erano uccelli, io quelli sono Merli. Quando si arriva lì fa, dice, allora ecco, vedete quel merlo? Io guarda, ma il merlo lo vedevo, ma come no? È quello lì il merlo, ma quello dici per me è un pezzo di muro, nel mio mezzo. Allora, torniamo a noi. Allora è il vicolo o il vicolo? Ecco, questa qui a proposito, io la conoscevo, ma di chi è l'autore? Ezio Felici. Ah, ecco. Si conosce bene che ha fatto il libro della lupa. E si chiama appunto un vicolo, un arco, due scalini e giù, la strada buia che sguiscia, gomito in discesa. Tienmi per mano, vieni avanti e bada ad un tenere tanto l'anima sospesa. Uno spettro, ma dove? È roba tesa una finestra. In caso mai t'accada di vedere un'ombra, è il bravo che in attesa di passare un amante a fil di spada. Ma perché tremi? L'ombra è una leggenda, bada, la striscia lungo il muro, gira, sparisce, ormai convien che si discenda, se anche ti senti accapponare la pelle. Tienmi per mano, vieni via, respira. Ecco il lampione, guarda, ecco le stelle. Di nuovo artista Alberto, che riparte dall'antica Torre Malescotti. Oh, se parlava, si era visto prima la Torre Malescotti, cioè il palazzo che ci sarà usciti. Cosa da ricordare di questa torre, che ora non si vede perché c'è proprio un problema di luce, ma dietro c'è la torre del palazzo Gigi Saracini. Cosa c'è di interessante? Che dall'alto di quella torre un araldo chiamato Cerreto Ceccolini, dotato di vista acutissima, raccontava e segnalava con il suo tamburo le fasi della battaglia che si stava svolgendo il 4 di settembre del 1260 a Mortaperti, e sono le cronache di quel tempo raccontano che lui urlava i cani fiorentini stanno scappando, ora tornano all'attacco, no, si sconfiggono, e giù sotto la gente tutto in questo modo, migliaia e migliaia di senesi, perché ne dipendeva da questa battaglia la vita o la morte della città di Siena. Sì. Poi naturalmente si sa tutto quando ho finito, no? Ecco, è inutile che ve ne parli. Raggiungiamo ora sempre questa si chiama San Pietro alle Scale. Che cos'ha di particolare? Questo che si vede qui è il vero palazzo dove abitava la Pia dei Tolomei. È un palazzo Tolomeo questo qui. Nella foto successiva, via, ci si ricorda tutti, no? Siena mi feddi, sfeci di Maremma, eccetera. Qui ci sono due lapidi. Questo è interessante. Sulla sinistra, quello stemma, vedete, questo è lo stemma dei Tolomei, perché era il palazzo Tolomei. Mentre sulla destra,
Là si vede il palazzo, quello sulla destra del palazzo, al centro, non ho più qua, più, ecco, vedo lì, quello è il palazzo che diventò poi dei Piccolomini. Cioè, quando i Tolomei si trovarono in disgrazia, e fu acquistato tutto per 4 soldi dalla famiglia Piccolomini, la quale implementò di molto la loro ricchezza. Però videro bene i Piccolomini di non togliere lo stemma dei Tolomei, perché doveva restare imperituro ricordo che loro avevano conquistato i Tolomei. La cosa interessante di questi due, stemmi è una curiosità. In questo stemma ci sono 3 mezzelune. Nello stemma dei Tolomei ci sono 3 mezzelune. Nello stemma dei Piccolomini ci sono 5 mezzelune. Perché significano, rappresentano le partecipazioni alle crociate. I Tolomei parteciparono a 3, poi entrarono in miseria, mentre i Piccolomini hanno partecipato a ben 5 crociate. Si riparte. Qui siamo a Castelvecchio, la zona più antica e più alta di Siena. Molti di voi ricorderanno che fino a 30 anni fa, fino a 30 anni fa, quassù, poi vedremo in particolare, ma questo è per l'inizio di questa storia, spiccava nel panorama di Siena la Torre dell'Acqua. Vi ricordate? Si vedeva su alta questa Torre dell'Acqua. Poi fu levata e fu portata giù a San Martino, a quelle zone laggiù. E questa torre poggiava in questo giardino che vediamo nella prossima foto. Ecco, questa torre si vede solamente da qui dentro, si vede da altre parti. Qui poggiava sulla sinistra di questa torre, c'era una delle basi, perché era enorme. Questa Torre dell'Acqua era enorme, poggiava qui quella destra, mentre nella prossima foto si vede dove poggiava quella sinistra. Non sono riuscito a capire quel cane di pietra, vedete sulla destra, c'è un cane di pietra, fa la guardia, quello è un cane di pietra. Si trovò anche uno, io e Piero, gli si domandò informazioni, era un operaio che stava portando via il materiale, che non siamo riusciti a sapere niente. Però più là c'era, a 25-30 metri, c'era l'altra base di sinistra della torre. Pensate in alto a quanto andava. E qui siamo praticamente alle origini di Siena. Intervallo. Ora mi do la parola. Le origini, tralasciando la leggenda che vuole Siena fondata da Aschio e Senio, i figli di Remo fuggiti da Roma, eccetera, 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 vediamo cosa ci raccontano sull'argomento i più recenti studi e ritrovamenti. Non esistono tracce consistenti di una Siena etrusca, anche se molti ritrovamenti nella nostra città potrebbero far pensare al contrario, come lo specchio e l'ascia ritrovati presso Porta Pispini, o la piccola necropoli in Campanzi, o le varie coppette rinvenute scavando nelle cantine all'interno della città. Tutti reperti risalenti al III secolo avanti Cristo. Ma questi ritrovamenti fanno pensare più a un insieme di piccoli caseggiati e a un vero e proprio villaggio. L'insediamento più importante si trovava nella zona di Murlo, più esattamente a Poggio Civitate, ove gli scavi condotti in collaborazione con la University of Massachusetts hanno consentito di allestire un interessante museo che vale senz'altro la pena di visitare. Ma veniamo a noi. Non è chiaro perché, forse per una qualche epidemia, peste o malaria, o per l'invasione barbarica dei Galli Senoni, ma gli abitanti della zona scompaiono quasi all'improvviso intorno al 400 avanti Cristo. Così. E resta solo la desolazione.
Devono passare almeno 2 secoli per trovare tracce di vita. I reperti, e si è detto prima, della nostra città, e si suppone che il nome Sena derivi dall'etrusco Saene, che significa insieme di capanne. Non è chiarissimo il motivo per cui gli Etruschi abbiano deciso di ritirarsi a vivere sopra un cocuzzolo sprovvisto di un qualunque tipo di approvvigionamento dell'acqua, ma lo hanno fatto, forse non volevano abbandonare le terre dei loro avi, e si sono espansi fino a creare un villaggio forte, fortificato, tanto da poter fruire, nell'89 a.C., della legge Iulia, che assicurava la cittadinanza romana. C'è da dire che il villaggio cresceva in fretta, tant'è che nel 70 d.C. il senatore Mallio Patruito riferì a Roma di essere stato malmenato e ridicolizzato con un finto funerale durante una sua visita ufficiale a Saena Iulia, Siena, la nostra città, piccola colonia militare della Tuscia, e subito misero in mostra quel caratterino che li avrebbe accompagnati nel loro futuro, cioè il nostro carattere di senesi. Sarebbe diventata nel tempo quella Saena una delle più grandi e potenti città dell'intero mondo occidentale. Grazie. Avesse qualcuno detto con un goccio di vino, per carità di Dio. Ma, no. Si esce da Castelvecchio e si raggiunge i 4 cantoni, dove incontriamo i resti di una splendida casa a torre, comunemente chiamata Casa Torre, questa che è a 4 cantoni. Ultimo baluardo della Sena Vetus, perché prima del ponte levatoio che portava alla città nuova. Come vedete, qui, già mi devo allontanare, qui in basso si vede ancora la striscia di dove era il selciato, perché qui c'era veramente, anche qui c'era un ponte levatoio che serviva ad andare, esatto, bravo. Ma che presidente, un applauso al presidente. Si tratta niente po' di meno della Porta del Morto. La Porta del Morto veniva chiamata quella. A cosa serviva questa Porta del Morto? Intanto chiariamo che in tutta la Toscana ce ne sono 2 esempi soli. Uno è questo e uno è a San Quirico, davanti alla collegiata, vero? Mi pare, te ricordi? Davanti al Palazzo Piccolone. Però è contestata da Cornice. Lo so, ma ci sono libri più pesanti che parlano di queste cose. A cosa serviva la Porta del Morto? Quando c'era un decesso in casa, il morto veniva avvolto in un grosso lenzuolo, in un sudario, e veniva fatto uscire in perpendicolare, perché la strada era lì, veniva fatto uscire in perpendicolare da questa porta. Veniva immediatamente richiuso questo varco con mattoni, perché la morte non doveva imparare la strada. Quindi... qui c'è una curiosità, no? La vedete? La finestra più piccina del mondo. Chi è che la conosci? La finestra piccina. Più su. Eccola. Quella è la finestra più piccina del mondo. Poi qui si passa da Via del Capitano e si entra in Piazza del Duomo, dove si erge l'ospedale più antico del mondo. Modestamente abbiamo l'ospedale più antico del mondo. Si vede. Documenti inconfutabili attribuiscono al Beato Sorore la costruzione di questo ospedale nell'ormai lontano 898 d.C. La leggenda dice, vuole che questo ciabattino, faceva il ciabattino di mestiere, questo sorore, abbia iniziato l'opera
dietro suggerimento della madre, perché non era un lavoro da poco, tirar su piano piano questo ospedale, la quale madre aveva visto in sogno che da questo ospedale creato dal figlio sarebbero assunti al cielo i bambini che morivano nell'ospedale, perché non li potevano salvare tutti, però venivano assunti al cielo tramite una scala miracolosa. E alla fine di questa strada, lei aveva sognato, ad aspettarli c'era la Madonna. E per questo motivo fu chiamato Santa Maria della Scala. Ma quante cose so, eh? Oh, questa è un'altra curiosità, una cosa molto molto carina. Queste due strisciate di pietre bianche. Nella seconda metà del 1300 nacque un grosso conflitto fra i canonici del Duomo e i frati dell'ospedale, che riguardava i diritti di sepoltura inerenti ai due enti, siccome si trattava i diritti per un altro che soldini. Poi le messe, tutto. Era una cosa lunga, o si parla di sette, poi ci si stupisce oggi. Ma passava tanto, tanto tempo. E quindi venivano, fino al 1770, i morti venivano sepolti presso una chiesa o un ente religioso, non potevano essere buttati in un campo. Dovevano essere sepolti perché c'era terreno che veniva santificato e tutte quelle cose lì. Dai primi litigi verbali si passò agli scontri fisici, finché nel 1378 ci scappò il morto. Una cosa del genere è successa una ventina anni fa con l'ambulanza della misericordia e della pubblica assistenza. Questo è successo una ventina anni fa, 25, che tutti e due arrivarono a portare via il ferito, si ridettero di santa ragione. Vabbè, e allora cosa fece il vescovo di allora? Si chiamava Querzi. Decise di tracciare una linea di pietre bianche che definisse i confini delle rispettive aree di sepoltura. E questa tracciatura fu addirittura ratificata l'anno successivo da Papa Urbano VI. Ora, da questa tracciatura si capisce bene che erano più i morti laici dei morti cattolici, perché la parte della Chiesa è più piccola, quasi la metà, di quella che riguarda i laici. Pubblicità. Allora, Graziano che ci legge la Sibilla Aleravo, una scrittrice che ha soggiornato del nostro amico Bruttini. Mi stimola, ha parlato del Castelvecchio, è veramente un angolo delizioso. Anni fa, quando facevamo gli spettacoli col CRAL del Comune, cioè col Circolo del Comune, mancavano le scene perché non sapeva niente. Allora si poteva andare a Rinnovato, e a Rinnovati è diventato d'élite, ma allora anche i gruppi normali andavano a Rinnovato. Allora ci mancava queste scene. Allora, una scena bellissima, che è la foto che hai fatto, è precisa, identica a quella che feci all'epoca. Io l'ho detti all'Olmastroni, il pittore Olmastroni. Il pittore Olmastroni, bravissimo come pittore, ma non era certo uno scenografo di teatro, per cui lui non fece una scena da teatro, lui fece un quadro grandissimo, che poi te l'avrai, Maria Grazia, utilizzato anche nel Vernacolo Club, quella veduta bellissima di Castelvecchio e delle fonti di Fontenova, perché dal Lupaiolo ci inserì anche le fonti di Fontenova. E furono due scene veramente bellissime fatte dall'Olmastroni. Oggi probabilmente sa quanto costerebbero due scene fatte dall'Olmastroni. E l'altro discorso è della colonna piezometrica. Ha parlato della colonna dell'acqua, che il nome preciso era colonna piezometrica. Sapete come funzionava quella colonna? Vi ricordate, aveva tre gambe, no? Tre gambe e una grande vasca in cima. Allora, dalla Miata arrivava il tubo dell'acqua. Su in cima c'era la distribuzione, o il serbatoio di Vico Alto o l'utenza in città. Quando l'utenza in città
non erano tante, l'acqua che succedeva andava al serbatoio di Vico Alto che funzionava da accumulo, e naturalmente se invece c'erano molto consumo in città funzionava a rovescio. Ora si è fatto un altro serbatoio a Vico Alto e la colonna è stata tolta. Io mi sono tenuto un bel bulone grosso come ricordo. Allora torniamo a noi, a Sibilla Leramo. Scusate questo intervento. È stata una delle più grandi scrittrici italiane, autrice di Una donna, il suo romanzo più famoso, di molte opere letterarie e numerose poesie. È stata una pioniera del femminismo. Sulla sua vita, specialmente l'intensa relazione con Dino Campana, sono stati tratti due film. Dal suo romanzo Una donna, la Rai ha mandato uno sceneggiato di diverse puntate ben apprezzato. E amava Siena, anzi, l'adorava. Coglieva ogni occasione possibile per farsi accompagnare a fare due passi per le strade della nostra città quando era ospite, molto ben gradita, a Geggiano, nella villa di Ranuccio Bianchi Bandinelli, il più famoso archeologo italiano. Tornava spesso d'estate a Siena, ove poteva conversare con poeti e scrittori, ospiti del Bianchi Bandinelli, della levatura di Saba e Montale, anche loro notoriamente amanti di Siena. Dai diari del Bianchi Bandinelli risulta che alla Leramo piacesse sostare e riposare sedendosi nei gradoni dell'ospedale e rimirare, specialmente all'imbrunire, la splendida facciata del Duomo di Siena, da lei più volte dichiarata la più bella cattedrale d'Italia. Pochi anni prima della sua morte, avvenuta a Roma nel 1960, fu pubblicato questo breve pensiero dedicato a Siena, che ora vado a leggere. Ogni volta che io riveggo Siena, con i miei occhi e nella lucida memoria, ciò che di essa più mi soggioga ed incanta non sono i suoi ricordi risplendenti di gioia o di santità, né le sue opere d'arte innumerevoli e varie come fiori in un prato di maggio, ma quella sua anima di fanciulla eterna, soave e ilare, in solitudine innamorata, dolcissima e tutta passione, fragrante, sognante, con una punta anche di ferocia. Anima che dai suoi contrasti trae una nobile e vivace grazia. Siena civica e paesana, così antica e così adorabilmente ingenua, dal piglio altero e pur tanto carezzevole. Siena piccinina. È stato un po' stanco. E ancora da niente. Devi dimagrire anche te. Zitto, zitto, tocchiamo questo tasto. Allora, siamo al lato del Duomo. C'è questa scritta che molti di voi avranno visto. Sator a re potenet opera rotas. È una scritta palindroma, cioè si può leggere da qualunque parte. Se le vedete dal basso verso l'alto, da destra verso sinistra, leggete sempre Sator, Arepo, Tenet, Opera Rotas. È una cosa, è antichissima. Sì, ma va. Senti, ci riapro. È antichissima, pensate, identica a questa si trova anche a Pompei, l'hanno ritrovata sotto gli scavi di Pompei. Il suo significato è tuttora avvolto nel mistero, ma sembra che possa risalire addirittura al linguaggio dei Celti, che potrebbe essere tradotto così: il creatore Sator sul suo carro Arepo dirige Tenet con maestria opera le sfere celesti. Per cui si parla di un creatore che l'architetto di cui si parlava, l'architetto, scusa Piero, scusa. No, il problema è quando si giri verso di loro, ma poi. Quest'altra volta il microfono qui. No, infatti io ce l'ho dopo. Va bene, ho capito. E comunque appunto parla di questo architetto
come l'hanno vista. No, io siccome mi sono distratta, non ho capito quello che sta illustrando, questa pietra, questa... Duomo. Questa è la facciata che di qua c'è l'arcivescovato. Fianco del Duomo. Quando torna l'arcivescovo vengo. Di fronte c'è questa, in fondo c'è una porta, proprio in fondo al Duomo, questa attacca al Duomo, c'è stata inserita quando costruivano il Duomo, non si sa dove l'hanno trovata, perché e se ti capita di passare a Piazza del Duomo, vai perché piccinasso. Per trovarle e per siamo svernati, non si trovava. Vero Piero? Cerco ma dove sarà, ma dove sarà, sarà qui, sarà là. Alla fine si è trovata. Prego. Andiamo avanti. Questo come si chiama a Siena? Il facciatone. Questo testimonia quanta fosse la grandezza, ma soprattutto la megalomania dei senesi del 300. Megalomani. Certo, la manodopera costava poco, sì che le potevano fare così. Pensate che volevano costruire la più grande basilica della cristianità. Sfacciati. Quella che noi conosciamo oggi, il Duomo, era un'ala, era semplicemente un'ala. La parte centrale, la navata, finiva lì dove c'è il facciatone e di là dal facciatone ci doveva essere un'altra ala. C'era una cosa molto più grande di Roma, era una cosa che non si sa nemmeno quanto poteva diventare grande, in paragone a che. Cosa è successo? Nel 1337, a causa di un cedimento del terreno, a quel tempo non c'erano computer, non c'erano sondaggi, non c'era niente, facevano tutto a lume di naso, fu deciso di interrompere i lavori per non correre il rischio di veder trascemare tutto a valle e ritrovarli nella fressa. La peste nera del 1348, che decimò la città di Siena, fu la causa determinante per la definitiva chiusura dei lavori. E questo immenso Duomo rimase lì. Ci incamminiamo sulla nostra destra e incontriamo una delle tante falsità storiche che gravano su Siena. Dice la leggenda che Santa Caterina, scendendo per la scalinata che porta a San Giovanni, impaurita dal demonio e si vede non c'è nient'altro da fare, sarebbe caduta nel terzo scalino, ove si vede incisa una croce, perdendo i denti incisivi, dice la leggenda, per cui i suoi detrattori la chiamavano la sdentata. Niente di tutto ciò è vero, perché la scalinata è stata costruita 70 anni dopo la morte di Santa Caterina. E di lì non ci poteva passare perché era una piaggia scoscesa, tutto così. Quindi andiamo avanti. Allora cominciamo a riprendere posto, che ricominciamo il nostro cammino. Siamo intorno al Duomo, anzi ci siamo lasciati qui nella scala che porta in piazza San Giovanni, e quindi ora sentiremo dove ci conducono le nostre auguste guide del passeggio a strasciconi per la città di Siena. Che c'era qualche deficit di ossigeno o etilico? No, male. Va bene che i vinai ora non sono abbondanti, però insomma qualche cosa. Va bene, allora io darei la parola di nuovo a Alberto, che ripartendo dalla scala continua il suo cammino e il nostro cammino, via. Allora, scendiamo la piaggia della morte e incontriamo il chiasso del Bargello, cosiddetto perché vi risiedeva, ora mi sgrida, vi risiedeva all'ufficio di polizia medievale, il Bargello appunto, con l'alloggio degli ufficiali di polizia, i birri, da cui deriva la parola sbirro.
Scendiamo la piaggia, la 100 metri più avanti c'è la loggia della mercanzia, costruita nella prima metà del 400 e acquistata nel 1764 dai signori uniti del Casino, e da allora venne popolarmente chiamata Casin de Nobili. Le cinque statue che la ornano rappresentano, le prime sulla sinistra, San Pietro e San Paolo. Le altre, tre dei quattro santi protettori senesi, San Savino, Sant'Anzano e San Vittore. Manca San Crescenzio, per il motivo non ancora ben chiarissimo, ma sembra sia causato dalla morte dello scultore che doveva fare questa statua. Colgo l'occasione per ricordarvi il mottetto con cui i fiorentini dileggiavano i santi senesi, cioè che ci fu letto l'ultima volta da Sandro: ci avete santo sano e vi malate, ci avete San Vittore e vi perdete, ci avete San Crescenzio e non crescete, ci avete San Savino e matti siete, ma che santi voi ci avete. Intervallo, perché la stanchezza arriva sempre di più. Allora, Maria Grazia, che ci legge un profilo di Tambus. Tambus sarebbe Bruno Tanganelli, ora ce lo dirà. Nel 1988 giunse a Siena una troupe cinematografica inglese a girare un documentario sul Palio di Siena per conto del National Geographic. Il documentario faceva parte della collana Under the Sun, che mandava in onda degli special inerenti manifestazioni folcloristiche dei paesi mediterranei. Era ovvio che non potesse mancare uno sul nostro palio. Chiesero a Bruno Tanganelli, detto Bubi, in arte Tambus, di preparare una specie di intervista con la quale aprire il documentario. Ed ovviamente lui non si fece pregare. Il video iniziò con delle immagini che scorrono sulla campagna senese al tramonto, ed in sottofondo si sente la voce di Bubi, mentre la cinepresa scivola su di un lontano panorama di Siena, inoltrandosi poi dentro alcune vie cittadine. C'erano una volta nella Toscana antica tre colli, e su questi tre colli riposava adagiata una incantevole città dalle 100 torri snelle, dai palazzi rossi e maestosi, dalle fonti limpide che mormorano, dalle grandi chiese di marmo bianco, dalle cappelle silenziose. E in mezzo a tutte queste cose scorrevano come ruscelli le strade e i vicoli dei rioni. Quando spuntava il sole fra i merli dei palazzi, i colombi volavano di torre in torre, e tutto, proprio tutto, era un canto alla vita. Un giorno un grande arcobaleno apparve nel cielo, sbriciolandosi in 17 bandiere di seta che si posarono su questi tre colli, ed ecco che nascono le contrade. Nasce il palio, la più grande, la più bella, la più sentita giostra del mondo. Termina il video con un primo piano di Tambus, sempre malinconico, che così conclude: questo io scrissi 40 anni fa, ma è sempre così anche oggi, da secoli a Siena. Gradirei un grosso applauso per Tambus. Un applauso a Tambus. Un grosso cittadino senese e contradaiolo. Grazie, grazie. Prego Alberto. Ecco, allora un attimo. Tambus ha avuto la più grande fortuna che può capitare a un senese, che è fuori, che sta fuori, eccetera: ritornare di casa incontrata. Lui ha avuto questa fortuna, non è che se l'è goduta per tanto tempo, purtroppo. Una breve parentesi: quello che vi ha letto Grazia era un omaggio a Tambus. E c'è un perché,
Perché quando nell'88 è venuto la National Geographic, la più grande azienda al mondo dei documentari, e sono venuto a Siena, non hanno chiesto l'intervista a no, sono andati da Tambus perché lo ritenevano un vero senese. Allora, di fronte qui c'è la croce del travaglio. Deve il suo nome a due travagli, cioè due grosse catene che venivano poste tipo croce di Sant'Andrea, cioè così da muro a muro, da un muro all'altro della strada, per impedire l'afflusso di persone in caso di tumulti popolari o passaggi di cavalli o carri. Quindi queste due catene impedivano comunque il passaggio. Questa è un breve parentesi, la stanchezza comincia a farsi sentire, vero Piero? Almeno per me. Decidiamo di tornare verso il punto di partenza, promettendoci di riprendere il giro un po' più qua. Riprendiamo così il nostro percorso finale. Percorriamo banchi di sotto per 100 metri e troviamo sulla destra il vicolo dei pollaioli. Ci inoltriamo e notiamo in alto questa immagine della Madonna. Madonna con bambino. Forse si vede meglio nella foto successiva. Vediamo un po'. Sì, questa cioè è più nitida. Ha una storia molto interessante alle sue spalle. Si tratta della Madonna del Fantino. Per secoli era usanza da parte dei Fantini, dopo aver corso la provaccia, raccogliersi in preghiera davanti a questa immagine per chiedere alla Madonna la sua protezione dai pericoli della corsa. Nel Novecento fino al 1944 venivano accompagnati davanti a pregare solo i Fantini esordienti, ritenendo esaustiva la richiesta di protezione già avuta da tutti gli altri. Forse alcune di voi, molte di voi, si ricorderanno che nel vicolo c'era un negozietto di mercerie e vestiti per uomo, gestiti da Gastone. Vi ricordate Gastone? Capelli arruffati. Fu lui che, giovanissimo, nei giorni precedenti l'ingresso in Siena delle forze alleate, coprì con si vide ancora ai lati, con un'imbastitura di legni, l'immagine della Madonna per evitare che i tedeschi in ritirata la rubassero come avevano già fatto con molte altre immagini. La Madonna cadde nel dimenticatoio, nessuno se ne ricordò più, finché 4-5 anni fa il figlio primogenito di Gastone, Fabio, conosciuto come il Fagiano, Mangino B. Vittorioso della Civetta, l'ha portata a nuova vita meritandosi il plauso, penso, di tutti i senesi, perché quando passate andate a vederla. Merita, perché detto, non si era mai vista. Scorriamo per alcune centinaia di metri fino a San Giorgio. Edificata nel 1261 su una struttura preesistente, è dedicata a San Giorgio in onore del santo protettore delle milizie teutoniche che avevano combattuto a Montaperti, decisivi per la vittoria delle truppe senesi. La curiosità è data dalle 38 finestrelle che si aprono sui quattro lati del campanile. Di il campanile non si vede, ma vi posso garantire che ci sono 38 finestrelle. Sono, in questo campanile romanico, sono il ricordo delle compagnie militari che combatterono e vinsero in quella battaglia. Due di quelle compagnie, che mancano, non parteciparono alla battaglia, San Salvatore e Casato di Sotto, che avevano avuto l'alto onore di difendere la casa comunale fino alla morte in caso di sconfitta dei senesi. Paolo. Ora tocca a Sandro. Ecco. Questa volta bisogna trovare una sedia girevole perché per fare queste acrobazie, se no.
l'altro poi non vai, sta più dritto così. Ecco. Vai, vai. Questo pezzo che si intitola A Montaperti c'ero anch'io, l'ho scritto e pubblicato sul numero 1 della rivista tuttora vivente, anche se un po' invecchiata, arrembata, del Carroccio di Siena, quella rivista che quest'anno fa 32 anni di servizio. Questa l'ho scritta al numero 1, è scritta e pubblicata nel numero 1 del Carroccio. Poi vi racconto perché ci fu quasi una litigata tra me e un caro amico che è, per chi lo conosce, Marco Falorni. Anche lui è uno dei soci fondatori della rivista. Ogni volta che con la macchina arrivo al bivio, dicevo, eppure prima o poi ci devo tornare. Ma ho sempre tirato via di corsa e non m'era mai più riuscito di voltarmi di là da quando c'era andato con la gita scolastica, figurati, prima della guerra. Ti sei mai ritrovato in una serata di quelle sguince che o non te ne è andata bene una facile, o ti vanno tutte tonde? E quando mai? Ecco, era in una di quelle che tornavo a casa all'ora del sole negli occhi, sai, quando l'aletta parasole non ti ripara più e stai tutto dentro nell'arancio dorato. Vedo improvviso il cartello, freno a secco distinto e entro preciso nella curva con una derapata a sinistra. Se lo rifacessi mille volte ne andrei a battere mille una. Ora la luce mi tormentava d'arancio l'occhio sinistro e guidavo solo col destro aperto, una curva dietro l'altra, col buio luce dei cipressi e dei poggi. Ma qui c'era di già una sbavatura di caligine che la vedevi a pelo d'erba e cominciava a condensare nelle depressioni. Volevo arrivare in cima al gruppo dei cipressi che fanno la guardia alla piramide. Lascio la macchina e attacco la pettata a passo svelto, subito col fiatone che mi batte le tempie e mi taglia polpacci. Ma di lassù, intorno al profilo nero di Siena, fiammeggia mezza palpebra abbassata di sole e ti ritrovi con te stesso seduto sull'erba bagnata. Stacco gli occhi a una voce senza suono che mi fa girare la testa dalla parte delle colline già buie. E nel barbaglio che ancora mi riluce, indovino un vortico di condensa accanto a me che pare una forma seduta. Bello, eh? E le parole come mi arrivassero da dentro la testa. Sì, bellissimo, rispondo. E la mia voce mi impressiona. La sorrisatina mi suona dentro. Ti fa effetto, vero? Ma certo che mi fa effetto. Non parlo male a nebbia nemmeno quando ho bevuto troppo. Ma ti dispiace se si parla così? Ancora no, perché non ci capisco niente e non mi rendo conto, solo mi par d'essere più matto di quello che so. E lui, non dire niente, basta che ascolti. Non parlo mai con nessuno. Qualche volta mi riesce quando il sole mi prepara un tramonto così, so 700 anni e lo vedo. Ma che dici? 700? Ho capito, mi figli per un... Basta, me ne vado. No, no, è vero, è tutto vero. Ascoltami. E il vortico di condensa s'agitò come per venirmi più vicino. Ascoltami. Era una serata come questa. Un agosto finito di caldo, che le campane ci chiamavano a raccolta a Santo Cristofano. Io ero con i miei compari, Meo, Ugo e Giacomo, e si andò in processione scalzi fino al domo a domandare misericordia alla Vergine Maria. Io pregavo più forte perché avevo paura della guerra
e volevo che la Vergine ci salvasse con un miracolo e facesse tornare indietro tutti, fiorentini, aretini, lucchesi, orvietani. E Meo e Ugo mi confortavano e pregavano con me. Jacopo invece mi trascinava via a forza verso gli armati. Ma ormai era notte e si andò a casa. Io non volevo pensare alla guerra. Lascia tutto, moglie, figlioli, amici, perché ero sicuro che sarei morto. Ero sicuro. E Meo e Ugo, sempre con me, mi dicevano di stare allegro, che mi avrebbero protetto loro e si sarebbe vinto e liberato Siena. La Milapa ci preparò un boccone da desinare e questo mi rinfrancò fin tanto che si partì coi pedoni del terzo di San Martino. La luce se ne andava rapidamente e la caligine aveva lasciato scoperti i poggi più alti e io stentavo di già a vedere la macchina in fondo all'ascesa. La mattina il capitano ci fece mangiare bene e bere meglio prima di segnarsi e andare all'assalto. Noi si mangiò e si beve. Io bevvi e mangiai. I morselletti erano piccanti e invitavano a bere per stordirci e non pensare che all'attacco. Avanti, ammazzare i fiorentini e non fare prigioni. Avanti, in nome di nostra madre gloriosa, sempre Vergine Maria. E di Siena. Ma io avevo paura. L'urli della battaglia, l'odore del sangue, mi sentivo male, lo stomaco, il capo. E Meo e Ugo mi aiutavano da vicino mentre tutti ci passavano avanti finché mi fermai e si rimase isolati. Ormai non ci si vedeva più, qualche luce lontana e la nebbia che arrivava alle punte dei cipressi sotto di me. Anche la mia voce dentro sembrava più fioca e quasi non distinguevo più quello sbuffo di caligine vicino a me della nebbia che stava per inghiottirci. Mi sentivo malissimo e tremavo come un can secco quando vidi 7 o 8 fiorentini che correvano verso di noi. Mi tornarono di colpo le forze che non conoscevo e via a gambe, ma ormai c'erano addosso. Io piangevo e pregavo e correvo troppo piano, urlai a Meo e Ugo di lasciarmi e Ugo corse avanti a cercare aiuto. E Meo rimase accanto a me per proteggermi. Un fiorentino più lesto con una picca era quasi alle spalle di Meo che non se n'era accorto. In quel momento inciampo in una buca e casco addosso a Meo che rotola via. E la picca mi si infila tra le costole. E Meo continua a rotolare dal poggetto verso un gruppo di senesi sporchi di sangue fiorentino fino agli occhi. E io muoio così. Ah, sento un respiro lungo. Vedi, avevo ragione io. Non ci volevo andare. Non vedo più niente. Non sento più niente, sono bagnato fino all'ossa e non so come sono arrivato alla macchina. Accendo i fari e una taccola nera mi vola davanti fino al bivio. Poi sparisce verso pian delle cortine, fasciato di bianco. Grazie mio amico. Grazie. 1984. Vai. Continuiamo. Dove siamo? Ah, allora, poco più avanti, sulla destra, troviamo una delle poche vie al mondo, forse l'unica, che ha due nomi. Entrando da Partaleto si trova via Pagliarisi. Entrando da San Martino si chiama, con tanto di targa comunale affissa nel 1931, dall'allora potestà Fabio Bargagli Petrucci, cane e gatto.
Infatti ci schierano come pagliarini. Dove stai, cane e gatto? È così, no? Ecco. Sembra che il nome derivi dalla corruzione dei nomi di due famiglie che li abitavano. Gli Anigoleschi, i gatti, e i Pelacani, i cani, che usavano azzuffarsi e malmenarsi abbastanza spesso, anche per futili motivi, in quella strada. Questa che vediamo ora è l'antica porta di San Maurizio. Caduta in disuso con la costruzione della penultima cinta muraria nel 1247, ha distante il nome, come viene conosciuto a Siena, Arco del Ponte di Romana. In effetti c'è la colonna del Ponte di Romana, la fonte del Ponte di Romana, c'è il nicchio al ponte, si diceva quando si era giovani, e così via. Perché in effetti, una cosa che pochissimi sanno, è esistito veramente il Ponte di Romana. Era un... Vogliono me? Me darai? Era un ponte di lavatoio che serviva a superare il fossato che divideva la città dal borgo della Maddalena e è stato interrato all'incirca metà del XIII secolo, e visto che ormai era diventato inutile dato l'allargamento della cinta muraria. Immediatamente l'occhio ci cade sulla fonte del Ponte di Romana. Bella, eh? Fortemente voluta dagli abitanti di Samoreci e costruita nel 1343, è l'unica fonte, l'unica, presente a Siena, esclusa la Fonte Gaia, ad essere stata edificata a cielo aperto. Voi pensate a tutte le fonti che c'è a Siena, sono tutte incassate in due o tre archi dentro a delle mura dove c'è un fonte lavatoio. Questa è l'unica aperta. Ristrutturata e modificata nei secoli, non sono riuscito a trovare una stampa, mi sarebbe piaciuto ritrovare una stampa che avevo e poi andava persa, per come era disegnata la fonte originale. Subito sotto, sotto a questa fonte, c'è l'abbeveratoio. Qui venivano portati gli animali, un po' di tutte le razze, specialmente quando c'era il mercato, a dissetarsi. Quello che non riesco a capire è perché sia stato chiuso l'accesso dell'acqua, perché serviva anche da pulizia dell'acqua, che ora è un ricettacolo di cacca di piccioni, come si può vedere anche, e si udisce mai vari dalla foto. Più sotto ancora, ovvio abbiamo risparmiato la foto, c'è collocato un Vespasiano, uno degli ultimi tre ancora esistenti a Siena. Uno si trova nei pressi di Sant'Agostino, il secondo è quello un po' più giù e il terzo è nel vicolo di San Clemente, fra Via Roma e Via delle Cantine. Diciamo che questo è un triste record per la contrada del Montone che, come dice un antico detto, tante chiese e nemmeno un vinaio. Ma in compensa abbiamo ben due Vespasiani. Oh, questa è la foto della colonna del Ponte di Romana. Pochi giorni fa è stata tolta da ogni vincolo e struttura. Quando siamo passati io e Piero c'era ancora tutta questa imbracatura che serviva a protezione per rinsaldare questa. C'è ancora? Ah sì? Ah. Ecco, allora ce l'hanno rimessa. Ah, questa colonna, agli antichi, ci veniva issata una bandiera con l'arma del popolo. Ogni volta c'era una fiera del bestiame, in particolare la fiera del bestiame, quindi equine. E da prima via di Fiera Vecchia, la prima che si incontra, la prima strada a destra, si chiama Fiera Vecchia, Fiera Nuova, cioè... Dalla prima strada, da Fiera Vecchia, siccome gli abitanti non gradivano tanto tutti quelli, i lasciti di questi animali, e allora convinsero il potestà a spostarli a Fiera Nuova. Poi alla fine furono spostati tutti in periferia perché non era possibile
avere centinaia di animali in città in quelle condizioni. Pausa. Bene, ora Anna Maria ci leggerà La Serenata di Ezio Felici. La notte al tocco al ponte di Romana, giù dalla strada, tutto un tratto senti approssimare la voce quasi umana di una chitarra e di altri due strumenti. Rifò da capo? Un marcato fruscio di passi lenti, par che accompagni la cadenza piana delle note. D'intorno è una sovrana calma che veglia gli esseri dormenti. È curvo come il fiato di una donna, come il fianco di una donna, sta all'arco pieno di ricordi vecchi vicino alla fontana ringuattata. Mentre la lupa in cima alla colonna allunga il muso e consumati orecchi per sentir meglio un po' di serenata. Continuiamo, siamo già ritornati quasi da dove siamo partiti. Siamo c'è un pochino. Nella fase 76 potete vedere quello che diventerà, seppur in un lontano futuro, uno dei più famosi e rinomati palazzi di Siena, Palazzo Mencini. Famoso nei secoli, perché ci sono nato io. Non lo so. Ci metteranno, i miei amici ci metteranno una lapide. Tralasciamo il Palazzo Bianchi perché tanto ce ne parlerà un giorno Alberto Cornice, e osserviamo che nel muro del giardino del Lenzi, più giù, sono ben visibili, si vede l'arco, ci sono tre ingressi, che questi sono tre ingressi, questo è il principale, quello centrale. Si dovrebbe vedere, ecco, vedete quest'arco. Si tratta di uno degli ingressi dei fondi. Qui c'era dei fondi della chiesa conventuale di Santa Maria Maddalena, che piano piano poi è diventata Palazzo Bianchi, ai primi dell'Ottocento. La parte del convento è stata edificata sopra una precedente struttura risalente, sembra, all'epoca imperiale romana, e sopra ancora c'è stato strutturato un bellissimo giardino conosciuto come il giardino del Lenzi dal nome dei proprietari. Si dovrebbe vedere una ripresa di lontano, ecco, vedete, di qui vi potete rendere conto dello spazio e della grandiosità di questo giardino. Ma la cosa più interessante non si trova sopra, ma si trova sotto, dove ogni tanto i Lenzi continuano a trovare reperti con cui abbelliscono questo giardino. L'idea era di farvi vedere delle fotografie, avevo scattato 20 anni fa, ma sono state scattate con una macchinetta, non sono belle. Quindi si rimanda una prossima volta, meglio ancora se il nostro presidente vi ci porterà a fare una girata. Non sarà una cosa semplice, anche un po' scoglionato il Lenzi. Però si può vedere, via, perché è una cosa. Voi pensate che questi sono due fratelli, hanno cominciato a scavare, hanno trovato un reperto, un bar, e non è che hanno fatto commercianti disonesti, no, hanno messo tutto fuori a bella mostra, per chi va a trovarli, per gli amici. Bisogna diventare amici. Oh, andiamo avanti. Di questa chiesetta del rifugio abbiamo già avuto una splendida illustrazione da parte di Alberto Cornice, quindi scendiamo tutto via dei Pispini e andiamo alla fonte di Santa Chiara, conosciuta come la fonte dei Pispini. Punto di diverbio fra me e Piero, perché a Piero sarebbe piaciuto che fosse lasciata in piazza Santo Spirito. A me invece mi piace più tanto qui, perché è il luogo d'origine. È nata qui, questa fontana. C'è vissuta 5 secoli, l'hanno spostata perché ci va da far passare
quei troiai di carri armati che ci avevano gli italiani, che sembravano più anfibi che carri armati. E invece l'allora, come si chiama, il priore Franco Filippini, alcuni anni fa ha pensato bene di rimetterla al suo posto, perché era dal 36 che si trovava. Poi per la scena professionale c'è anche più posto lassù, ci stanno meglio, più contenti. Ultima tappa di questo nostro primo viaggio, Porta Pispini. Anche di questa avremo un'illustrazione da parte di Alberto Cornici. La curiosità è solo nel nome che le viene dato. Porta San Vieni viene chiamata. La mitologia senese fa derivare questo nome dal fatto che i senesi, all'incirca il 1100, si recarono in massa a Dofana, dove riposavano i resti di San Galgano, per riportarli dentro Siena. Dopo un feroce scontro con le truppe aretine, a quel tempo la diocesi di Arezzo arrivava fino a Dofana, fin troppo vicino a Siena, riuscirono a compiere il ratto e tornarono verso la città con i resti di San Galgano. Nel frattempo un folto numero di senesi, dice sempre la leggenda, si erano posti fuori Siena ad aspettare la Sacra Salma, e quando la videro in lontananza arrivare cominciarono a gridare: il santo viene, il santo viene. Non è così, no, è una delle tante leggende inventate. Il toponimo di San Viene deriva dalla corruzione sulla titolazione della vicina chiesa di Santo Genio, che aveva una spianata davanti che veniva indicata come Planum Sancti Veni, per cui questa porta fu chiamata Sancti Veni, che poi piano piano è diventata Santo Viene. Santo Viene, e la chiesa si è chiamata Santo Genio. Faticosamente, ma con spirito indomito, siamo finalmente arrivati in Vede Servi, a casa di Piero, dove abbiamo scattato nel portone l'ultima foto, che non si vede. Perché? Non c'è luce? No, io ce l'ho perché l'ho corretta. Va bene, insomma, volevo dire. Era una foto, è un particolare interessante perché è una crosta del 600, però secondo me è una bella immagine di Santa Caterina. E poi anche se è vero, non importa, se la immaginano, è troppo scura per poterla vedere. La dolcissima Anna, che stasera non è presente, ci ha accolto con acqua fresca e caffè corroborante. Pierre e io ci siamo guardati contenti e soddisfatti ed abbiamo all'unisono pronunciato la seguente frase, e il seguito se ne riparla un altro anno. Grazie. Non è finita, eh? Non pensate di averla staccata perché... Ora c'è proprio la finale, eh? Ora c'è un duetto tra me. No, non è un duetto, è in successione tra me e Andrea. E allora, per tirare le conclusioni, si dirà che il senese in generale, quando si levi i soliti minchioni, è giondo, spassoso e originale, scorbellato direi senza eccezioni, ma in fondo fiero, amabile e cordiale, facile all'ira, pronto all'abbandoni, a modo suo gentile ed ospitale. Maestro nel piglia in giro la gente, disposto alla baldoria e all'allegria, ti dà tutto di sé naturalmente, se fai tanto di entrargli in simpatia. Diversamente, e scusa l'ignoranza, ti manda a quel paese e gliene avanza. Allora, queste poesie sono di Fernando Giannelli, un poeta senese, era giunto... Qui si chiude.
Però stamma a sentì, un giorno ancora a me mi toccherà, come succede a tutti chi stanno qui, lascia il fagotto per andare di là. Non è che abbia paura di morire, mi rincresce soltanto non campà. Perché nel mondo si potrà patire, ma c'è ancora da ridere o dubità. Dunque tra 50 anni, o meglio 100, tanto si dice per scaramanzia, se ti occorresse qualche schiarimento, non ci veni a trovarmi. Capirai, se metto l'ale in casa non ci sto mia, cercami in piazza, mi ci troverai. Quindi questa è la conclusione, vi ringraziamo e vi diamo poi appuntamento alle altre iniziative e alla lettura con te ci rivedremo poi nell'autunno con altri programmi. Grazie e buonasera.